Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel e benvenuti al primo episodio dedicato ad una nuova serie di Cities Skylines, il titolo che forse più di tutti ha riscosso successo nella rubrica La mia libreria Steam. Ho deciso di portare alcuni episodi che sicuramente ci terranno compagnia a lungo su questo canale, probabilmente con una frequenza molto tranquilla, magari un video a settimana o anche meno, vedremo. Ma quello che sicuramente vorrei tentare di fare è di giocare insieme a voi e quindi di non preregistrare questa serie, ma al contrario, cercare di costruire insieme quella che sarà una città in base anche ai vostri suggerimenti, ai vostri consigli. New Game, avevo già trovato la Diamond Coast che mi sembrava molto bella per iniziare la nostra partita. Nella Diamond Coast potete vedere che abbiamo numerose risorse naturali, non ci sono risorse, diciamo così, scarse, possiamo fare di tutto. E direi che posso iniziare a lanciarmi in game. Insieme a voi, come sapete, se non lo sapete, si tratta di un city builder, quindi sarà un gioco tranquillo, rilassante e soprattutto lento. Cercheremo di costruire da zero, dal nulla, una città efficiente e felice. E di creare insieme qualcosa di unico che rimanga un po' nella storia del canale, qualcosa di originale. Ce la farò? Non lo so. Devo fare una premessa. Questa è la mia seconda partita, Cities Skylines. La prima l'avete vista nella rubrica La mia libreria Steam. Quindi avete visto che avevo costruito Las Vegas e in questo caso abbiamo Santa Vegas. Vediamo se posso cambiare questo nome. Sanctuary Hills. Sapete che cos'è Sanctuary Hills? E se non lo sapete, non avete giocato a Fallout 4. È la zona in cui il nostro personaggio in Fallout nasce e in cui viene bombardato con un'atomica. Speriamo che non porti sfortuna. Mettiamo subito il tasto di pausa perché il nostro Twitter ci dà il benvenuto nella nostra prima mappa. This is Chirper. Chirper è il nostro Twitter e ci darà qualche informazione, d'accordo. Diamo un'occhiata alla mappa in generale, scusate. Bellissima questa zona. Praticamente abbiamo un fiume che sfocia in quella che mi sembra una baia e abbiamo anche un lago, se non sbaglio. Ah, anzi, due laghi addirittura. Nel confine nord e est della città. La rete autostradale arriva da nord e di conseguenza credo che potremmo espandere la città lungo la costa. Quest'area può essere una buona idea. Tuttavia, dobbiamo anche riflettere sulla produzione di energia elettrica e su dove vogliamo piazzare la nostra industria. Io direi che la zona più nell'entroterra si presta bene sia alla produzione di energia elettrica sia all'industria. Ovviamente dovremo trattare le acque, per fortuna abbiamo una costa a disposizione, dobbiamo stare attenti quindi a piazzare acque reflue e acque pulite a distanza di sicurezza. Comunque adesso andiamo a noi, ci servirà costruire una strada, forse un paio di strade. Voglio provare a vedere se riesco a trovare le strade che fanno per me. Non le ho ancora sbloccate, non c'è molta scelta, ragazzi. Potremmo chiedere. Io farei già un piccolo bivio. Intanto una strada deve arrivare praticamente alla zona che sarà residenziale, tagliando il quadrante che chiameremo nord-occidentale. E questo quadrante nord-occidentale ospiterà l'industria e la produzione di energia. In questo modo riuscirò a collegare quest'area all'estremo ovest con la zona delle acque a sud, e quindi potrò collegare l'energia elettrica all'acqua. Mi sembra un buon piano. Abbiamo 70.000 dollari in cassa, quindi questa strada ne costa 6.000. È una spesa molto alta. Non so se è una cosa saggia oppure no, però per adesso direi che questo può andare. Ok, direi di iniziare da subito a far partire una strada verso il confine, che sarà la strada che ci porta al quartiere cosiddetto industriale. La prima cosa che voglio fare, quindi, è costruire un impianto a carbone. Nella mia partita di prova avevo costruito impianti, di tipo eolico,
avevo praticamente una città che produceva energia pulita, però ho notato che sono A, molto costosi, B, hanno necessità di molto spazio, manutenzione, e C, l'inquinamento in una città piccola all'inizio è una cosa non troppo importante. Portiamo la prima connessione in modo da poter sfruttare le acque, e qui devo stare attento perché abbiamo la water pump station e la water drain pipe. Ok. Stavo notando che l'acqua scende da sud, quindi io dovrei recuperare le acque pulite in quest'area e buttare quelle sporche in quest'altra per essere sicuro che le acque sporche vengano drenate nella zona giusta, insomma. Ok, uno. Colleghiamo bene l'elettricità in modo da avere, perfetto, la connessione che ci serve, e magari possiamo creare un'altra linea. Costosi, ragazzi, queste linee. Non me ne ero accorto nella mia partita di prova, ma adesso che mi sono fatto un'idea un po' più pragmatica di costi e opportunità. Wow. Ok, dovrei essere riuscito a piazzare tutto, quindi adesso io direi di creare uno snodo dell'acqua. Non serve fare nessun tipo di... Perfetto. Non serve fare nessun tipo di sdoppiamento tra le acque sporche e le acque pulite. Quindi abbiamo già piazzato fondamentalmente la produzione di energia e l'acqua. Abbiamo tutto quello che ci serve per iniziare a costruire la nostra città. Probabilmente andremo in deficit, quindi non devo spendere tutti questi soldi, ma almeno 20.000 dollari li voglio spendere nel quartiere residenziale immediatamente. Quartiere residenziale che però adesso noi iniziamo a costruire facendo, io direi, dei quadrati. No? Perfetto, di questo tipo. Oh, ho sbagliato qualcosa. Ctrl Z non cancella. Male, male, male. Come si fa a cancellare un errore? Il dozzo, chiaramente. Ok. Perché sto facendo questo? Perché in questo modo non spreco spazio e creo molta efficienza. È una cosa che mi sono accorto può servire più avanti. Comunque, piazziamo immediatamente le prime case e direi di piazzare da subito una zona commerciale al centro di questa zona residenziale. E direi che possiamo togliere la pausa. Cosa ne dite, ragazzi? Ehi, grande. Ok, mi sembra di poter dire che abbiamo i nostri 21.000 dollari, quindi no, credo di poter gestire una situazione di deficit per un po' di tempo. Potrei addirittura abbassare la produzione di energia elettrica, tutto sommato. Non è che sia così importante, però prima di tutto io direi portiamo l'energia elettrica accanto al quartiere residenziale in modo che poi si propaghi automaticamente. E iniziano le prime costruzioni. Che meraviglia, ragazzi! Che meraviglia! I nostri primi palazzi. I Sunny Side Residence. Ce lo ricorderemo. Ovviamente, se volete che io rinomini qualche edificio con il vostro nome, oppure con un nome di fantasia, che non sia ovviamente qualcosa di offensivo, qualcosa di particolarmente trollone, fate i bravi, però lo farò volentieri. Quindi, vi ripeto, questa è una serie che voglio giocare insieme a voi, non voglio giocarla da solo. E magari gli episodi saranno anche lunghi, non saranno tipici episodi da 20 minuti o da 30 minuti. Non farò gli episodi da un'ora, non stiamo parlando di Skyrim, però, insomma, cercherò di giocare insieme a voi con calma, facendo crescere questa città. Intanto, ok, dobbiamo pianificare le tasse. Quello che ci viene detto, sì, abbiamo delle spese per elettricità che sono estremamente alte. E forse mi conviene, sia di giorno sia di notte, abbassare la produzione dell'elettricità al 50%. E la stessa cosa possiamo fare per l'acqua, dai. Non abbiamo assolutamente bisogno di produrre
tutti questi megawatt, visto che ce ne serve uno solo. E dal punto di vista dell'acqua adesso invece ci serve tirare delle tubature. E guardate che con la costruzione del quartiere come l'abbiamo progettato, un solo tubo serve tutti, con molta efficienza. Quindi se riuscissi a creare la città in blocchi di questo tipo, secondo me ho alto mantenimento per le strade, sicuramente. Ma ragazzi, però le acque reflue dovreste averle, no? Forse non funziona. Not operating, perché? Forse ho sbagliato nel... la gestione dell'acqua. Vediamo. Ok, mi dice che non è operativo. C'è qualcosa che non funziona. Ok, adesso sembra che il problema si sia risolto. Non sta funzionando, cioè questo scolo non sta funzionando. Non so se forse... forse mancava il collegamento direttamente a... Non so che cosa abbia fatto, però forse non l'avevo collegato. Water drain pipe. Vediamo insieme. No, allora, sembrerebbe che qui tutto vada abbastanza bene. Non c'è più il problema della mancanza di acqua. Quindi perché no? Intanto sembra che le case stiano iniziando ad arrivare. E con le case sono arrivati anche i primi negozi. C'è il primo drugstore, quindi, che serve questo quartiere benissimo. Che cosa sta succedendo, quindi? Inizia la richiesta di posti di lavoro. E quindi iniziamo con il nostro quartiere industriale. E finché abbiamo qualche soldino in tasca, direi di costruire un quartiere industriale praticamente allo stesso modo con cui abbiamo costruito l'altro quartiere. Quindi costruendo delle griglie. Molto bene. No, allora devo davvero rompere un poco. Vabbè, non è proprio perfetta questa cosa, la connessione. Forse il problema, sapete qual è? Che le strade che vengono costruite non sono sempre perfettamente dritte. Quindi se io non presto attenzione, ecco, questo mi piace già molto di più. Non presto attenzione, finisce così. Ok, io direi di iniziare a piazzare il quartiere industriale centrale. A questo punto lo mettiamo anche al lato, così l'energia elettrica dovrebbe automaticamente trasmettersi in questi quartieri, credo, se ho capito bene. E grandi tubi, dovremmo avere la connessione all'acqua anche al quartiere industriale. E Century Hills, ragazzi, è iniziata. Wow, abbiamo i nostri 318 abitanti e, udite udite, perdiamo soltanto 220 dollari al mese. Quindi io non voglio assolutamente aumentare le tasse, perché anzi voglio premere l'acceleratore sulla crescita. Le abbasserei volentieri se però riuscisse ad arrivare in una situazione economica un po' più sostenibile. Ci arriveremo quando arriveranno le industrie, che inizieranno a pagare le tasse. Quindi se vogliamo le industrie dobbiamo avere i cittadini. Abbiamo iniziato ad invitare persone, guardate di notte che meraviglia. Persone che hanno costruito le loro case. Tutto sommato le cose vanno benino. Ok, abbiamo le prime industrie di bastoncini di pesce. Abbiamo una fabbrica di scatole. Qualcuno mi chiedeva nell'episodio base, nell'episodio di lancio, se si può zoomare fino a vedere le persone. Sì, credo di sì. Credo che si possano vedere le persone. Adesso di notte nel quartiere industriale non c'è molto traffico. Proviamo a vedere nella piazza commerciale. Eccole qui, cioè vedete le macchine, le moto ovviamente, ma credo anche gli... Eccoli qui! Vedo un bimbo che corre, cammina. Dexter Walker, Walker perché cammina. È un bambino maleducato. No, uneducated non vuol dire maleducato, significa che non ha ricevuto un'istruzione. Vive a Lynch Residence e sta andando al Big Bite Restaurant.
perché ovviamente nel quartiere commerciale, eccolo qua, abbiamo la nostra hamburgeria. E ci sta che i nostri cittadini abbiano una zona in cui uscire e svagarsi. Mi piacerebbe, adesso che lavoriamo un po' di fantasia, trasformare Century Hills in un'ottima base turistica, sfruttando il nostro fiume e lo sbocco sul mare più a sud, più avanti, potremmo acquistare questa zona. Sarebbe veramente bello. Intanto abbiamo dei problemi con l'acqua, vediamo se... il budget dell'elettricità è tutto a posto. Com'è possibile che abbiamo problemi con l'acqua? Beh, nei quartieri industriali sì, è possibile perché, come notate, avevo dimenticato una zona non coperta. Quindi vediamo se riesco con un piccolo tubo a sistemare. Cosa dice Twitter? I would think that fresh water is basic stuff, but no! How long do we have to wait for walking water pipes? Ci sono i miei lavoratori che rompono le scatole dicendo che credevano che l'acqua fosse un bene pubblico di prima necessità. Sì, avete ragione, me l'ero dimenticato. Non conoscete Andrew, a quanto pare. Allora, quando si clicca su un'industria, io ve lo spiego, ma l'ho imparato in un episodio, quindi... come sempre, dateci sotto con i vostri suggerimenti. Vedo che ci sono degli slot che mi spiegano quanti lavori sono a disposizione, in questo caso 4 posti, e che tipo di lavori. Uneducated, quindi nella box factory, nell'industria delle scatole, posso ancora impiegare 4 persone che non hanno studiato. Poi ci sono quelli che hanno studiato, ci sono quelli che hanno studiato molto, e poi ci sono quelli con un'altissima formazione, gli highly educated, quindi professori universitari, medici, qualcosa del genere. Insomma, questo è il modo in cui vengono divisi. E come vi dicevo, perché sono un po' un profeta, con l'arrivo dell'industria iniziano ad arrivare anche i soldi, perché l'industria paga tasse e la nostra Century Hills cresce. Cresce, ma non c'è bisogno di costruire nulla al momento, perché abbiamo già assegnato abbastanza slot per accogliere prossimi abitanti. Quando arriveremo, secondo me, a 500 abitanti, dovremo sbloccare i primi edifici utili a noi. Una cosa invece a cui non ho assolutamente pensato, ma che è importantissima, direi di costruire da subito delle strade che permettano... prima che sia troppo tardi, che permettano di costruire degli anelli, perché come potete vedere... adesso togliamo le strade... se questi mi costruiscono delle case in mezzo agli incroci, poi i miei quartieri non comunicano più, a meno che non abbatta delle case, cosa che onestamente non voglio fare. Ad esempio qui devo già abbattere una casa. Non mi piace molto questa soluzione. Caspita, dovevo pensarci prima. È andata. A meno che non... che cosa abbiamo qui? Una residenza popolare con 2 bambini. Non voglio abbatterla. Un altro residence, va bene. Ok, sale la richiesta di case, quindi... ecco fatto. Aumentiamo lo spazio abitabile. Siamo 499 abitanti, ragazzi. Ancora uno, ancora un trasloco e arriviamo a 500 e Century Hills diventa una città... un paesino, diciamo così. Ok, Little Hamlet, popolazione di 500, ce l'abbiamo fatta. Possiamo gestire le tasse e i prestiti. Possiamo costruire servizi per i rifiuti, la salute pubblica e l'educazione. Quindi una scuola elementare potrebbe essere il prossimo... dei miei lavori. Allora, sicuramente gestire gli scarti e i rifiuti è una buona idea. Abbiamo guadagnato da subito $20,000, quindi andiamo ad investirli, per favore, perché credo che sia importante. Direi di collegare il quartiere industriale alla strada principale. Stata strada, ragazzi, non so davvero che cacchio fare. Utilizzeremo per collegare di nuovo il quartiere residenziale, come vediamo.
No, dai, voglio fare le cose precise però. Perfetto. Cose precise, e qui ho una cosa orribile che... Oh, mi piace già di più come... Sì, mi piace già molto di più. Anche se ho un mantenimento stradale, secondo me che fa veramente paura. Ma quello che volevo costruire era un... Benissimo. Era una discarica. Che costa 160 settimane, aiuto. L'energia elettrica ci dovrebbe arrivare. L'acqua? Forse non serve l'acqua in discarica. Lo sa. Comunque va bene, dai. Impostato abbastanza bene e vedo e noto con grande piacere che la richiesta di commerciale e di residenziale sta salendo. Quindi il fatto di aver costruito tutte queste strade non ci deve spaventare, niente paura. È perfetto, così com'è. Ovviamente cerco di coprire più territorio possibile con la copertura dell'acqua in modo da evitare in futuro cunicoli allucinanti. Tanto vedete che il traffico si è abbastanza separato, c'è una corsia che... Ah no, in realtà queste non sono... Sono tutte e due corsie a due sensi di marcia, no? Sì, quindi... Abbiamo due strade che portano una... Vabbè, sono due ingressi autostradali diversi. Interessante che se uno sbaglia praticamente in questo incrocio poi non può tornare indietro. Non penso che questo influisca. Quello che influisce invece è che adesso è giunto il momento di alzare il nostro budget elettrico e lo portiamo al 100%. Questo ci farà fare un salto finanziario notevole, però portiamo la centrale a carbone a regime. Perché vedete che non c'era più energia. Ok. Allora, il primo servizio, che è quello dei rifiuti, l'abbiamo costruito. Il secondo servizio copre praticamente, se io lo costruisco centrale insieme alla scuola elementare, mi copre tutto il raggio della zona residenziale e commerciale. Mi piace molto come idea. Quindi direi di piazzare prima che arrivino case. E tra l'altro penso di non aver allocato qui, non ancora, bene. Questa zona la terrò per i beni di necessità, i parchi, l'istruzione, la stazione di polizia e i pompieri. Penso che farò... Io mi comporterò in questo modo. Polizia e pompieri magari li terrò un po' più vicini anche al quartiere industriale, ma per la salute pubblica 10.000 e per la scuola elementare assolutamente no. Ok, abbiamo la prima... clinica che copre tutta la zona residenziale, quindi riesco a dare ai miei cittadini i servizi base. C'è anche da dire un'altra cosa: gran parte dei finanziamenti arrivano quando si raggiunge un certo livello di popolazione, quindi al momento l'idea di mettere da parte soldi prima di costruire i servizi secondo me è sbagliata. Preferisco investire e quindi arrivare ad avere pochissimi dollari, però almeno un po' di servizio ai miei cittadini, per aumentare la richiesta di case, in modo che continuiamo a costruire, continuiamo ad attrarre persone, e con più sono le persone che arrivano, più sono i fondi che arrivano a noi come sindaci. Ripeto, è una strategia che a me sembra logica, magari c'è qualche trucchetto che non sto tenendo in considerazione e la pagherò cara, ma per il momento mi sembra che possa andare. Allora, voglio costruire la residenziale anche in quest'area, però voglio che si fermi, non voglio che il residenziale salga qui in alto, perché poi ci avviciniamo troppo alla zona dell'industria. Cioè questo quadrato e quest'altro diventano commerciali, e anche qui. Perché la richiesta di commerciale è notevole. Ok. E ci credo, con tutti questi cittadini devono andare a fare spesa. Tra l'altro, qui ci sono tre negozi uguali.
Big Bite Restaurant, Big Bite Restaurant, Big Bite Restaurant. Sembra che questo quartierino ami gli hamburger. Devo ammetterlo. Quartierino di 800 persone. Dove cazzo vivono? Ci saranno 50 case. Dove vivono 800 persone? Vabbè. Interessante. Allora, potrei pensare di mettere una zona commerciale anche nel quartiere dell'industria. Perché mi chiedo io, è vero che stiamo parlando di industria, ne mettiamo due. Però delle stazioni di servizio per i camion, delle... anche dei supermercati, dei magazzini. Credo che si tratti di commerciale. Ready to wear LTD, bello questo... Vediamo, magari non succede. Invece un drugstore, vedete? Stanno iniziando a costruire anche in quest'area. Questo è un po' un esperimento. Se vedo che poi questi negozi falliscono oppure non crescono, cancello l'area. Però voglio provare a vedere se riesco a sviluppare commerciale anche qui, nella zona della produzione. Nella Century East che produce. Ragazzi. Guardate a volte. Allora, intanto sono... abbastanza contento per il fatto che il mio weekly income è già arrivato a quasi $1000. Sembra che questa volta la pianificazione sia andata bene. Certamente non ci sono state sfide finora, Però. Ok, vedo che i cittadini sono felici del healthcare. Diamo un'occhiata ai servizi. Qui manca l'acqua. Perché manca l'acqua? Perché non l'abbiamo collegata? Quindi io direi, come sempre, di pensare al futuro, coprire dei territori che al momento non utilizziamo ma che in futuro utilizzeremo e quindi creiamo efficienza. Diciamo che andiamo ad investire, diciamo così. Perché se io qui tirassi semplicemente un piccolo tubo, nel breve periodo andrei a dare l'acqua al General Store, ma nel lungo periodo poi dovrei comunque tirare il tubo a sud, visto che voglio espandermi accanto alla costa. Educazione, l'educazione pubblica è un problema, dobbiamo costruire una scuola elementare al più presto, è il mio prossimo obiettivo, però la scuola elementare costa $10000, quindi vuol dire che devo aspettare almeno 3 o 4 settimane, perché adesso ho $1400 a settimana. La felicità però è positiva. Parte in questa casa, perché è tutta rossa? Non c'è dentro nessuno, quindi tutta rossa perché probabilmente non è ancora stata venduta. Ok, chiaro. Chiaro. Noise pollution. Allora, noise pollution è l'inquinamento acustico. Esiste inquinamento acustico accanto alla zona commerciale, chiaramente. L'inquinamento acustico più grande però è nella zona industriale, dove le fabbriche lavorano giorno e notte e producono, e quindi ho fatto benissimo a tenerla lontana dalla zona residenziale. Come potete vedere ci sono intere case che sono in totale silenzio. Questo è positivo. Inquinamento in generale, perfetto. La zona residenziale è lontana dall'inquinamento. Outside connection, questo al momento non penso ci interessi. Il traffico? Il traffico inizia a diventare problematico in questo incrocio, perché le persone che vanno a lavoro nella zona industriale, ne parliamo dopo, perché siamo diventati un villaggio worthy, un ricco villaggio, con una popolazione di 1000 persone. Possiamo costruire distretti, possiamo prendere due prestiti, specializzare distretti e possiamo costruire il dipartimento di polizia e il dipartimento dei vigili del fuoco. Possiamo specializzare anche l'industria in industria forestale o industria agricola. Non male. Male, non male, non male. Però, visto che stavamo guardando al momento... Perfetto. Il traffico. Come diceva Johnny Stecchino. Costruisco un'altra strada e crei due incroci. In questo modo, volendo, le persone che lavorano qui, in quest'area... possono salire nella zona meno trafficata e poi svoltare a sinistra. Quindi evitare questo incrocio. Vediamo se funziona.
Se non funziona, posso pensare di costruire un'altra strada che esce dal quartiere sudoccidentale e si connette all'altro lato, come vi mostro con il mouse, con il quartiere industriale. Torniamo a noi adesso. Abbiamo molto lavoro da fare perché, come vi avevo promesso, abbiamo una scuola elementare da costruire e poi anche polizia e vigili del fuoco. Allora, la scuola elementare deve coprire per bene la mia area residenziale, quindi in un modo o nell'altro qualcuno viene lasciato un po' fuori, so, o qui, però vado un po' più a sud con la scuola elementare. Iniziamo a dare un po' un'educazione ai nostri bambini. E direi che la polizia la tengo per ultima, visto che non credo ci sia rischio crimine, mentre invece i vigili del fuoco vorrei riuscire a piazzarli vicino alla zona industriale e che teoricamente riescano poi a dare anche supporto al quartiere residenziale. In quest'angolo direi che è perfetto. Tra virgolette, perfetto, perché copre, va a coprire un 70, no, anche di più, un 80% della zona residenziale e un 80% di quella industriale. Poi comunque ho notato che comunque accadono i, ah, non abbiamo dell'elettricità, ovunque ci siano problemi di tipo di fuoco, i carri dei pompieri arrivano comunque, però vediamo. Ok, perfetto. Abbiamo l'acqua, i pompieri, sì, perfetto. Il fire department c'è e quindi la prossima, il nostro prossimo investimento è la stazione di polizia, costando 12.000 dollari, ci arriviamo presto. Io direi che possiamo iniziare a costruire, a porre le strade per il prossimo quartiere industriale, residenziale, volevo dire. E qui ci sarà un problema di traffico notevolissimo perché devo buttare giù una casa. Se no, non ce la si fa. Altrimenti, praticamente, costruiamo un quartiere che ha soltanto un ingresso ed è una cosa che secondo me è stupida. Ok. Ci siamo. Uno. No. Ok. Due. Facciamo le tre. No, non ancora. Forza. Lo posso fare? Ok. Done. Ricordiamoci sempre, anche se è brutto da vedere, ecco, tenere le strade che proseguono. E adesso abbiamo praticamente finito tutti i nostri soldi, però abbiamo già l'acqua, quindi non dobbiamo fare nient'altro se non proseguire senza indugi con la posa di quartieri residenziali. Forse avrei dovuto lasciare uno spazio vuoto per i servizi, ma nel caso direi che costruiremo i servizi a lato in questo caso. E per servizi intendo i parchi, intendo le prossime scuole, perché non credo che questa piccola clinica e questa scuola elementare copriranno tutto. Presto la nostra città crescerà, quindi avremo la possibilità di costruire una vera e propria stazione di polizia, una vera e propria stazione dei vigili ed una scuola superiore che andranno. O costruisco un altro quartiere proprio più vicino al fiume e le piazzo in prossimità, in modo che poi tutte le case che costruirò in quest'area verranno coperte e quindi il quartiere originario lo lasceremo, sì, ancora con la piccola clinica, la caserma, ci sta, potremmo fare anche così. Guardate che costo, adesso i nostri soldi sono crollati, ci credo. Abbiamo costruito molti servizi. La building has level up. Dove? Ah, che meraviglia! Quindi praticamente
abbiamo il nostro primo edificio che ha fatto un level up. Perché c'è l'educazione. Allora, quando l'educazione dà i suoi frutti e anche la ricchezza, le casette popolari un pochino sgangherate si trasformano magari in case un po' più belle, poi diventano delle ville, poi diventano delle magioni. Insomma, la ricchezza del quartiere cresce, quindi cresce anche in termini di strutture. Stavo leggendo che ho 293 studenti e ne posso servire 300, quindi serve assolutamente un investimento nella scuola. Però la priorità adesso è la pulizia. Quindi, che dire, cazzo. Ehi, fermo. Ho fatto i conti senza l'oste parlando di acqua potabile per tutti. Perché sì, in realtà i tubi servono quasi tutto. Quasi. Ok. Vorrei capire se c'è un indicatore che parla della bellezza, in realtà, della... Our safety qui a sud è tragica. Vento non mi interessa. Le scuole vanno male. E la polizia non parliamone, perché... Il crime rate è ancora basso, ma... Questo negozio c'è stato probabilmente qualche crimine, perché viene detto che il livello di criminalità è alto. No, devo piazzare la stazione della polizia. E la piazzerò probabilmente sempre nella zona dei servizi del primo quartiere. Devo arrivare a 10.000. A questo punto, allora andiamo a noi, visto che la richiesta è alta. Tasse. Alziamo. Peccato che non c'è un più o meno, potrebbero aiutare. Vabbè, 10% è il 10% le tasse sia del quartiere, del residenziale sia del commerciale. È un punto percentuale, mentre l'industriale lo teniamo basso. Anzi, l'industriale ha domanda, quindi posso continuare ad espanderlo, ragazzi. E non di poco, tra l'altro, notate. Qui però... Avrei bisogno, ecco, almeno di questo. Tiny Town, bene, altri soldi. Parchi e piazze, livelli, unique building di livello 2. E poi ci sono dei nuovi policy che dovremmo dare, a cui dovremmo dare un'occhiata. Bellissimi i parchi. No, stavo cercando di connettere, benissimo, la zona industriale creando due piccoli quartieri. Comunque 22.000. E adesso andiamo alla polizia. No, la polizia diciamo. Bene. In questo caso continuiamo a coprire. E i parchi, finalmente. Questo lo volevo fare da tempo. 7.500. 5.000. Vediamo un parco da 7.500. Ragazzi, un large playground, un parco playground per i bambini che giochino. Vabbè, te lo piazziamo qui. Ok, costa tanto, costa 160 a settimana, ma aumenterà tantissimo la felicità delle famiglie qui accanto, che hanno quindi un parco in cui portare i loro bambini sull'altalena e compagnia. Vedete, sulle altalene c'è una... C'è la stazione di polizia. No, qui c'è la scuola elementare, ma... La police station è accanto alla clinica. Potrei costruire un altro parco addirittura in quest'area, però potrei tenere anche quest'area per qualcos'altro. Posso costruire già la high school. Costa 24.000 dollari prima di averli campacavallo. La high school la costruirei un po' più vicino alla Sanctuary Hills futura. Adesso stiamo costruendo il nucleo originario, ma poi mi piacerebbe avere... Sanctuary Hills un po' più sviluppata. Comunque le cose vanno benone. Amici, io credo che sia giunto il momento di interrompere il video qui. Ho costruito una diciamo così, ho posto le basi per una cittadina che mi sembra abbastanza ordinata, sembra abbastanza servita, non ci sono troppi problemi. Come la sviluppiamo?
Intanto posso già pensare di costruire un quartiere industriale nuovo del legno o del cibo. Potrebbe essere un'idea. Vediamo le risorse naturali, scusate. Credo che... forest, vedete? Abbiamo tanta foresta, anche a sud. Io potrei ad esempio espandere una zona industriale nuova, la forest industrial area, e utilizzare questo legno, potrebbe essere un'idea. Oil non ne vedo. Petrolio. In realtà sì, è a nord. Potremmo scavare petrolio? Non lo so. Qui potremmo costruire industria mineraria perché c'è ore. Ore sono i minerali. Lo sa. I would think that fresh water is because it's tough, but no, ancora. È il vecchio problema del basic water. Vediamo chi ci siamo dimenticati. Ouch! Questo non l'avevo previsto. Much better now. Much better mica tanto, perché vedete adesso ho fatto una cosa molto inefficiente. Devo tirare un tubo per un quartiere microscopico, mannaggia. Però guardate quanti soldi facciamo adesso che il residenziale è a regime. 3.100 dollari a settimana, non è male. Non è affatto male. Quello che è male, ragazzi, è che dobbiamo costruire... Mettiamo in pausa. Dobbiamo costruire più... centrali, oppure aumentare il potenziale della centrale che abbiamo a casa. Se non lo facciamo, abbiamo un problema di energia. Allora, la domanda è, e questa ve la faccio, conviene sovraccaricare la centrale che abbiamo o proviamo a costruire qualcosa di nuovo? Magari possiamo iniziare a pensare ad una nuova zona industriale del legno in quest'area, quindi potrei anche pensare di piantare qualche pala eolica per sviluppare anche una parte di energia pulita in città? Non lo so. Adesso ascolto i vostri consigli e quindi vi do appuntamento al prossimo video di City Skyline insieme ad Andrew, insieme a Sanctuary Hills. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se apprezzate questo canale, se apprezzate questa serie, il regalo più grande che potete farmi è un pollice in su, un commento costruttivo, un po' di energia che mi portate tutti i giorni. Però è veramente importante. Quindi è tutto quello che vi chiedo. Detto questo, ci diamo appuntamento al prossimo video. Vi ringrazio per essere rimasti con me. Un saluto.